Una delle tante domande che i pazienti ci pongono è quella che riguarda il glande dopo l'impianto della protesi peniena idraulica. Ci dicono, ci chiedono, il glande sarà un glande soffice, sarà un glande mobile, avrò problemi, riuscirò a penetrare. Fondamentalmente esistono due tipi di glande, ci sono due tipi di pazienti ovviamente, un paziente vascolare che è quel paziente che ha un problema ad ottenere o a mantenere l'erezione oppure che la ottiene e non riesce ad avere quella penetrazione soddisfacente oppure che fino a poco tempo fa assumendo dei farmaci andava molto bene, adesso non risponde più ai farmaci orali inibitori della fosfodiesterasi 5 e poi ci sono dei pazienti che hanno subito invece una chirurgia pelvica colon-retto e soprattutto prostatectomia radicale. I primi pazienti sono dei pazienti che hanno una normale vascolarizzazione del glande, i secondi hanno una vascolarizzazione che è diminuita o quasi annullata, perché la chirurgia determina poi la resezione di alcuni piccoli vasi che mandano più sangue ai tessuti, nello specifico al glande che è costituito da un corpo spongioso che è ricco di tessuti vascolari. Il primo paziente è un paziente che risponderà normalmente, avrà un glande che si gonfia indipendentemente. Il secondo paziente potrebbe avere un glande che non risponde tanto alla stimolazione. Perché? Quello che noi facciamo è andare a posizionare la protesi all'interno dei corpi cavernosi. Non posizioniamo la protesi nel glande, il glande fa da sostegno alla protesi, ma è una struttura vascolare indipendente con una vascolarizzazione a parte. Quello che si chiama effetto Concorde è un malposizionamento dei cilindri, cioè se io il cilindro lo posiziono esattamente nel punto in cui va selezionato, il glande sarà un glande non mobile. Se io il cilindro, perché tecnicamente non lo so fare o perché ho paura di perforare nella porzione apicale del pene, lo metto un po' più indietro, avrò quello che si chiama effetto Concorde, cioè un glande che si muove e quindi sarà molto difficile avere una penetrazione. Questo è un errore tecnico che viene effettuato nelle mani poco esperte di chi non ha un volume molto alto di impianti protesici nella propria esperienza chirurgica e quindi non ha quelle certezze tecniche quando impianta il device. Quindi due glandi, il glande vascolare, il glande post chirurgia, in tutti e due i casi comunque l'assunzione di un piccolo inibitore della fosfodiesterasi 5 tipo il Tadalafil da 5 mg o l'utilizzo di gel intrauretrali tipo al Prostadil, il gel che si mette nel meato, può dare una soddisfazione in termini di vasodilatazione del glande e quindi consentire una penetrazione eccellente. L'errore tecnico è il glande ipermobile o effetto Concorde perché la protesi è messa male. Il glande soffice è tipico dei pazienti prostatectomizzati, negli altri casi il glande avrà una perfetta vascolarizzazione, anche lo stimolo sessuale dato dalla durezza, dalla turgidità dei cilindri permetterà di avere poi una maggiore vascolarizzazione, un maggiore eccitamento a livello del corpo spongioso del glande.